Oggi spariremo un po' di merda anche su Google perché c'è da farlo purtroppo. Signori, io so già che questo video farà pochissime visualizzazioni. Perché? Perché non parliamo di Apple, parliamo di altro, ma mi volevo un po' differenziare perché stavamo veramente parlando solo di Apple. C'ho un sacco di idee per i video. Novembre sarà un mese veramente veramente pieno e anche dicembre. Non vi dico altro, arriverà un video dedicato, la programmazione video inizia la settimana prossima, se non l'aveste capito ci ho portato un video riguardo, andatelo a vedere, c'è proprio sempre sport. Quindi, visto che noi siamo degli analisti, professionisti, oggi andiamo ad analizzare la strategia di Google e tutto un po' quello che è successo. Ma qui io ho tutti i miei appunti sul mio carissimo MacBook Pro, quindi da qualche giorno hanno rilasciato i Pixel 6. E sono, no, qualche giorno sono nelle mani del pubblico da una settimana, ma ovviamente non di quello italiano perché Google è stronza, no, non come l'anno scorso che proprio il Pixel 5 non l'hanno rilasciato. Ora abbiamo il Pixel 6 che arriverà nel 2022, da quello che ho capito a gennaio. Quindi oggi analizziamo, oggi facciamo questa analisi. Se la volete anche con Apple, con tutti i vari prodotti, se volete qualcosa in generale, assolutamente ditemelo, se volete con un'altra azienda, assolutamente ditemelo. Ho in programma di fare qualcosa per Samsung perché c'ho già un format interessante di stile pagelle di fine anno. Sì, l'avevo già fatto l'anno scorso a inizio canale. Mi ha dato una bella spinta al canale, quindi non vedo perché non rifarlo. Parliamo intanto del design di questi nuovi Pixel, perché alla fine ci concentriamo sempre di design, marketing, tutta sta roba qua. Design particolare. Google si è distaccata del tutto dalla massa. Anzi, è tornata indietro nel tempo. A me Google, come filosofia dei Pixel, è sempre piaciuta. Il Pixel 4 penso sia stato uno dei migliori smartphone Android in quel periodo, tranne per il display. Pixel 6, che alla fine è il successore in Italia del Pixel 4, quindi il Pixel 5 non ve lo cago neanche. È andato a fare un ritorno a design. Abbiamo dei colori pastello che... Dio mio, c'è il nero che non. C'è una tonalità di nero che sembra più il mezzanotte di Apple. Non nominiamo più Apple in questo video. Comunque, questi colori super pam Android 12, coerente, ma fino a quando? Perché poi mo sto patacca di fotocamera. Questo pa! Che proprio. Che ammazza la vista. Penso. Allora. No, ne parlo dopo. Si sapeva già com'era. Google aveva fatto lo spoiler 2 mesi prima su Twitter. C'è sta patacca di striscia che sai come mi ricorda? Ora mi proprio pam 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 pam. Galaxy S10, raga. È un Galaxy S10, mi ricordo. È un Galaxy S10. Sì, quanti anni dopo? Uno. 2 anni e mezzo dopo, quasi 3 anni dopo. È rimasta con questo prodotto. Questa è una cosa che ci sono un sacco a sottolineare. Indietro, purtroppo. Perché certo c'è il Google Tensor, si sono concentrati molto su di quello, ma è stato paragonato ad una 11 Bionic, ad una 12 Bionic. Capite qual è il problema? Che anche le fotocamere. Sapete che per un top di gamma, perché alla fine Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono dei top di gamma, sono considerati top di gamma e Google te li presenta come top di gamma. E fotocamera paragonabile a quella di iPhone 11? Forse neanche. Però mi hai messo un coso camere grosso così. E tutto questo minimalismo a me Google, ancora più di Apple, prima c'era Johnny Ive ad Apple, e dico solo questo. Però ora, vabbè, non devo parlare di Apple. Se pensi a Google, pensi a una cosa molto minimalista. Per me Android stock di base, senza perché lo puoi personalizzare, ma di base come te lo portano, è molto molto minimal. Anche, cioè, la libreria delle app ne è sempre stata la dimostrazione. È di Android come cosa. Come per dirti, ok, l'app c'è la home libera. E a me questo prodotto, per quanto sia poche scritte, a me non, per me non è minimal. Per me è una bella.
Ci siamo intesi. E sempre parlando di queste cose, ovviamente, come ogni smartphone Android, già per la fotocamera, che è una grande cosa, ma poi ovviamente per l'ottimizzazione di social, non è social assolutamente, non è uno smartphone per social, però Google in presentazione, perché sono andato a vedermi le cose, me l'ha puntato molto sul social. Google non l'ha proprio azzeccato questo smartphone, e qui arriviamo alla parte bella. Personalmente io questo lo vedo come il pixel di passaggio. Avete presente quello che hanno detto Apple Watch 7? Che c'è stato qualche piccolo errore nel mentre. C'erano stati dei problemi con Google e dei brevetti, se vi ricordate, molto tempo fa, sui display pieghevoli. Caso caso, a dicembre entra in beta Android 12 L. Android 12 Large, la versione per sì, Chrome OS, Chromebook, tutto questo. Dovrebbe arrivare in una specie anche su Chromecast, tutte quelle cose, ma soprattutto per i pieghevoli. Forse, almeno per me, Google stava puntando con questo smartphone, con queste caratteristiche molto basse, perché comunque assolutamente un processore, la 12, con un processore rispettabile, quindi deduco che anche questo abbia degli ottimi caratteristiche, come anche la fotocamera, che sì, non è il massimo, però per essere un pieghevole, non per competere con quelli di Samsung, che comunque 3 anni ormai sono loro da dentro, e 3 anni nel mondo della tecnologia sono tanti assolutamente, però per me questo è un segno assolutamente. Il pieghevole di Google entro 2 anni arriva, e io fino a un mese fa non ci avrei scommesso una lira assolutamente. Però Android 12 L mi sta troppo di spoilerino, che assolutamente ve lo sto già dicendo. Google nel marketing, almeno qui in Italia, è una merda. Cioè, mia nonna sa cos'è un iPhone, sa cos'è un iPad, sa cos'è un Apple Watch e sa cos'è un Mac. Se mi chiede a mia nonna cos'è un Chromebook, cos'è una Chromecast, assolutamente non sa cos'è un Apple TV. Cos'è un Pixel? Google sul marketing. Ma il Google Store. Ma il Google Store. Ci siete mai entrati? Ci siete mai entrati? Avete visto? Sembra una sottocategoria di una cioè. Io non è che. Certo, questo smartphone c'ha anche tutti i suoi lati positivi, per carità. C'è una batteria che è fantastica, cioè. È tutto da vedere. Fra 2 anni voglio vedere sto pieghevole, perché secondo me, se lo presentano con queste caratteristiche ad oggi, era il pieghevole Best Buy, perché sarebbe costato giustamente di meno, anche perché c'hanno il loro software, c'hanno le loro cose. Vedremo, sono curioso. Questa è stata un po' la mia visione di questo Pixel. Non sta a significare che lo spoilerino su Twitter da agosto se lo poteva anche evitare. E questo però va a smontare la mia teoria. Però, boh, vedremo. Vedremo, perché comunque questa cosa dei brevetti è successa un bel po' di tempo fa. Infatti sono andato a ricercare e non la ricordavo. Boh, chissà. Era forse su HD Blog. Quindi, gente, anche se è stato un video molto confuso, l'avrei presentato volentieri nel mio podcast, ragionamento del genere. Però non è molto seguito questo video, invece, per quanto comunque se ricagheranno in tre. Però volevo venisse condiviso assolutamente anche su YouTube, è molto più facile condividere. Quindi spero che questo video arrivi a tante persone. Vi consiglio di seguirmi sul mio canale Telegram, su Instagram, su Twitter, su tutte quelle cose. Raga, Instagram, ve lo ricordo, ce l'ho solo per YouTube, per queste cose qua, perché sapete che io ormai passo la mia vita su Twitter. C'ho un rapporto sentimentale con Twitter. Sì, Google mi ha un po' deluso.